Guardate che figata l'effetto vento. Tipo film. Chissà perché nei film c'è sempre l'effetto vento, ragazzi. Cioè, nelle scene epiche c'è sempre l'effetto vento. Comunque, basta dire cazzate. Ciao gente, benvenuti in un nuovo video estivo. Sottolineo sempre estivo perché nei video dove mi vedete sfatta oppure stanca, posseduta è perché fa caldo. Sapete che io odio profondamente l'estate. Ecco, adesto cominciando a rivenirmi un casino di notifiche. Oggi mi vedete con i capelli con il colore schiarito classico. Secondo me sto meglio così, cioè nel senso ho abbandonato l'idea di farmi more, ragazzi, per il semplice fatto che non ho voglia. E poi non è mio carattere, cioè solitamente chi è mora, scura, è buona. Cioè, sapete che dicono gli uomini preferiscono le bionde e sposano le more? Non lo so, non mi ci vedo. Io c'ho troppo un carattere diverso, cioè mi piace stare al centro dell'attenzione, sono egocentrica. Cioè, non posso avere un capello così. Poi comunque sapete che il mio stile vampiresco deve essere unico e ho notato che il 99% della gente gothic oppure diciamo dark, solitamente i gotici si offendono quando li chiamano dark, comunque sono sempre scuri di capelli, sempre nero, nero blu, nero viola. Che palle. Voglio essere un vampiro alternativo. Sapete che io odio. Cioè, mia madre che dice che sembro Puffo Quattr'occhi, no? Come si chiama? No, Puffo Brontolone, quello che diceva sempre. Io odio. Sì, ragazzi, io odio essere nella mediocrità. Lo sapete che non sarò mai nella mediocrità. Perché mi annoio. Mi rompo le palle, faccio cazzate, mi piace essere particolare, diversa, altrimenti mi annoio facilmente. Non mi è mai piaciuto essere nel grande gregge delle pecore, e con questo intendo comunque tutte le grandi famiglie dove tutti fanno la stessa cosa, sapete? Comunque, le etichette, io odio le etichette. Come chi fa parte di determinati gruppi poi è sempre tutto identico. Io sono troppo individualista per essere come gli altri, non ci riesco, non ci riesco. E quindi niente, abbiamo scartato il colore scuro, a parte che mi sono tinta di scuro per un casino di anni, quando ero più giovane, e mi sono stufata, cioè, anche perché, come potete vedere, oggi ho messo la tinta per le sopracciglia castano scuro perché ho finito quella rossa e si vede, secondo me si vede. Però vabbè, sono contenta. Oggi mi sono truccata poco, ragazzi, perché fa un caldo porco che non potete immaginare quanto è porco, cioè. Più del porco porco, cioè non saprei ancora dire quanto porco. Qua a Giaveno stiamo veramente tipo Sahara, ed è una cosa che. Cioè, io mi devo trattenere perché il caldo tira fuori il lato oscuro della mia personalità. Io non riesco, ragazzi, a essere soltanto, come dicono tutti, luce. Io sono entrambi, cioè, secondo me tutti siamo così, c'è il lato luce, ma c'è anche il lato ombra, che ogni tanto viene fuori, no? Ecco, a me viene fuori con una certa temperatura. Questo spiega perché io non posso vivere in posti caldi, perché diventerei psicopatica, cioè probabilmente diventerei psycho. Già così, l'altro giorno non stavo manco bene perché poi questo caldo poi non fa venire un cerchio alla testa, cioè la rabbia. Cioè, io se sto al sole, poi rabbia, rabbia senza motivo, immotivata. Come le bombolette sotto pressione, sapete che c'è scritto non mettere sotto il sole, uguale.
Comunque, oggi non voglio fare un video dei miei soliti video perché, a parte che voglio fare video non troppo lunghi, oggi volevo introdurvi il discorso vibrazioni perché mi sono state fatte delle richieste. Vi invito sempre a farmi richieste di video nei commenti, ovviamente in forma anonima. Io non dirò mai chi è stato a farmi richieste perché, a meno che non me lo chiedete in modo esplicito, io non farò mai nomi, sarà sempre anonima questa cosa. Però se mi fate richieste vi faccio il video tranquillamente. No, niente, ho usato un balsamo che mi sta facendo troppe, troppe soddisfazioni, quel balsamo di Franco Provò, cioè costa poco però, ragazzi. Comunque, vi stavo dicendo, oggi parliamo di vibrazioni. Io non ho mai fatto tanti video di determinati argomenti perché pensavo che non vi interessavano, non vi interessassero. Però sono una persona appassionata di vari argomenti e dato che non ho la televisione, leggo un casino, leggo veramente tanto, sia in internet ma anche tantissimi libri. In passato io andavo proprio in biblioteca, stavo ore in biblioteca a leggere. Lo so che non pensavate, perché poi la gente pensa sempre: ah, veramente sai leggere? Sì, so leggere. E mi sono sempre interessata a un casino di determinati argomenti, tra, diciamo, beh, dall'esoterismo alla fisica quantistica, ragazzi, ovviamente un po' di tutto, perché sono una persona che vuole capire, no? Sono sempre stata una persona che deve capire le cose. E quindi mi è stato chiesto come mai io in alcuni miei video parlo di vibrazioni. Ne ho parlato anche nel video dell'anima gemella, ne ho parlato a vari altri video. Scusate se ogni tanto a bocca fa caldo. Ne ho parlati in altri tanti video passati, però poco, solo accennando le cose. In passato io volevo parlare di questi argomenti con persone a me vicine, ma non mi è mai capitato l'occasione, ragazzi, di poter parlare di questi argomenti, perché le persone che stavano, diciamo, con me, cercate di capire, o mi prendevano in giro, o mi deridevano, o non volevano proprio sentire certi argomenti, cioè parlare di energie, parlare di onde, di vibrazioni, di che cosa succede nell'universo. Erano argomenti che non potevo mai toccare perché venivano catalogati come stupidi, senza fondamento, da persone che vedevano esclusivamente il mondo materiale, no? Io sono sempre stata circondata da gente molto terra-terra, che per carità fa parte del loro livello energetico. Come vi dicevo, non siamo tutti uguali, ragazzi. Le anime, quando si incarnano, hanno un bagaglio energetico delle vite precedenti, quindi non siamo tutti uguali, non partiamo tutti dallo stesso livello, e lo potete tranquillamente capire da quello che vedete anche con i vostri occhi, comunque, in questo caso, perché appunto alcune persone hanno dei comportamenti che i babbuini sarebbero superiori, cioè. Ma questo dipende anche non soltanto dall'educazione e dall'intelligenza, ma anche dall'evoluzione dell'anima, perché non siamo tutti allo stesso livello, c'è poco da fare. Se voi provate in tutte le maniere cercare, non so chi mi sta chiamando adesso, scusate, che vi stavo dicendo, sì, vi stavo dicendo che appunto sono sempre circondata da gente che non voleva sentire di queste cose, quindi alla fine me le leggevo da sola, me le studiavo da sola, me le andavo a ricercare da sola. La solitudine è sempre stata una parte fondamentale della mia vita. Non so se è perché sono una prescelta, non ve lo so dire. Boh, solitamente i prescelti sono solitari, ragazzi, sappiate questa cosa. Se siete solitari, a volte potrebbe essere anche che il vostro destino è diverso da quello di tutti gli altri. Ah sì, vi stavo dicendo che se voi provate a interagire con una persona che ha un livello che non è come il vostro, quindi di un'energia o più alta o più bassa, solitamente più bassa, potete anche litigarci, ma non si eleverà, cioè non potete far diventare evoluta una persona che non ha il vostro livello. Dovete capire questa cosa, c'è poco da fare. Comunque sì, il succo della questione è per stringere che l'universo è tutto vibrazione.
Adesso ci fanno molti studi, sapete, anche in Svizzera, cercano di capire il segreto della materia, che cosa c'è dopo l'atomo, sapete che poi si divide l'atomo, gli elettroni, i protoni, poi si va nel più piccolo ancora, il quark è ancora più piccolo, e poi dicono, e poi cosa c'è? Niente. E questa cosa ovviamente allo scienziato medio che vede la materia gli rode, no? Cioè gli rode perché dice, ma com'è possibile che poi non ci sia più niente dopo? Perché non ha ancora capito una cosa fondamentale, semplice, cioè che alla fine non è che non è niente, è un pensiero condensato la materia, un altro che un pensiero condensato di vibrazione. Quando capiranno questo, forse riusciranno a capire anche altre cose. In futuro lo capiranno, però non è ancora arrivato il momento. Perché l'universo alla fine non è altro che una forma di intelligenza, infinita. Cioè, alla fine il significato di Dio è proprio quello. Noi ne facciamo parte sia fuori che dentro, quindi è una cosa. Noi siamo anche i co-creatori dell'universo. Per quello che abbiamo molto potere, certe volte lo sottovalutiamo, certe volte non lo teniamo in considerazione, certe volte non sappiamo nemmeno di averlo, perché viviamo appunto prigionieri in questo mondo tridimensionale, che alla fine è esclusivamente una dimensione, tutto qua. Però lavorandoci sopra possiamo ottenere molto di più. Ovviamente oggi sarà solo un video introduttivo, poi vedremo altri aspetti, perché anch'io sto studiando e sto apprendendo e devo dire che trovo varie conferme e questa cosa mi piace un casino, ovviamente, anche da dire, perché secondo me basarsi solo su quello che vedi nella materia è troppo scarno, è troppo triste, non so come dire. Lo vedo troppo semplicistico e io sapete che mi devo complicare la vita, se no non mi diverto, quindi devo sempre andare oltre a capire e a indagare soprattutto. È molto importante quindi la nostra vibrazione che crea anche l'esterno. A volte sbagliavo anch'io, ragazzi. Questa cosa ci sono arrivata proprio perché io sbagliavo. Quando uno pensa, ma com'è possibile che mi capitano sempre queste cose? E certe volte, fateci caso, le cose che ci capitano sono sempre simili, cicliche. Per il semplice fatto che abbiamo una nostra vibrazione che emana quel ritmo e va a interagire con quello dell'universo e c'è una specie di dialogo. È un po' come quando, adesso non so se, adesso non è più così, però una volta le emittenti televisive dovevi proprio trovare la frequenza, no? Per sintonizzarti e poi beccavi quel canale. Se tu hai quella frequenza, becchi quel canale, ragazzi, c'è poco da fare. Quindi lavorare su di noi dentro è fondamentale per cambiare il fuori, altrimenti non funzionerà mai niente. Cioè, ve lo dico io prima, perché a parte che sbagliavo anch'io, ma poi proprio è quella la chiave, diciamo, è proprio il segreto della nostra vibrazione. Quindi mantenere le vibrazioni elevate è importante. Io mi voglio allacciare anche ai video passati, lo so benissimo che noi siamo umani, quindi abbiamo i pensieri, le sensazioni, le emozioni. Ok, quindi se ci capita una cosa che ci fa soffrire, ovviamente vibrazioni basse perché soffriamo. Io non sono dell'idea che non bisogna provare le emozioni, perché secondo me poi trattenerle è sbagliato. Però vivetele sempre come onde del mare, cioè nel senso che arriva l'onda, si increspa, come si dice, si schianta contro di noi, però poi torna pure indietro, insomma, non è che sta sempre lì. Quindi vanno vissute queste cose proprio come onde vibrazionali, ma evitate di vivere quello all'infinito nella mente, perché altrimenti attirerete un'altra onda tra un po' identica. Se voi, se vi faccio un esempio su di me,
se vi va male una cosa e ci pensate sempre, 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 poi attirerete una cosa identica per il semplice fatto che l'avete attirata voi, con la vostra vibrazione. Quindi non dovete farlo. Potete, ovviamente, come dico sempre, se uno soffre non è che devi reprimere, va bene. Poi dopo un po' basta però, cioè deve essere una cosa che piano piano l'intensità dell'emozione deve calare e dovete concentrarvi anche su tutto il resto. Dovete cercare di fare tutto ciò che vi eleva di vibrazione. Certe volte basta veramente poco, ragazzi. Qua vi invito a imitare i bambini. I bambini, che sono molto istintivi, fanno questa cosa più facilmente. Infatti il bambino, se notate, piange, cioè cade oppure perde un giocattolo, piange, si dispera. Dopo 5 minuti però già ride se vede una cosa che lo fa ridere. Quello è giusto, esattamente quella è la tecnica, nel senso dovete poi sintonizzarvi su un canale differente praticamente. All'inizio potrebbe esservi più difficile, ma poi piano piano capite come funziona questa cosa e ci riuscite. E questo vi può servire per tutto, questo è la base per ogni cosa, quindi tutto quello che poi vi succederà nella vita, ragazzi. E dovrò fare molti altri video perché qua il discorso è veramente lungo, questo è solo introduttivo. Ditemi se volete altri video più specifici, magari su, non so, questioni economiche, lavorative, fiducia in se stessi, ma anche relazioni, perché io mi sono avvicinata a queste cose proprio per il fatto che voglio la mia anima gemella, ragazzi. Io non mi sono mica arresa a questa cosa. Il semplice fatto che io non voglio accontentarmi di qualcuno. No, io voglio la mia anima gemella vera. Perché so che esiste e so che sono io fuori. Cioè, già solo per questo. Cioè, vedete, già solo il pensiero e voi provate un'emozione di felicità interna, di entusiasmo, questo vi eleva le vibrazioni, questo vi permette di sintonizzarvi di più sull'altra frequenza che volete attirare e attirerete. Anzi, un'altra cosa, esercizio, non parlate al futuro, anch'io ho sbagliato adesso, parlate al presente, sto attirando, sto guadagnando, sto lavorando, tutto al presente, perché altrimenti l'errore che fanno tanti ragazzi è parlare al futuro e la vibrazione del futuro vi farà attirare sempre una cosa che non esiste, cioè nel futuro non concluderete nulla. Questa è anche una cosa che non dovete mai fare, un altro errore è non avere quella potenza interna, quella specie di fuoco che vi dà la certezza. Questo magari ci devo fare un altro video perché è un discorso più lungo. Ma non fate quella cosa tipo speriamo, vedremo, domanderò, mi auguro. No, perché quella è la vibrazione dell'incertezza. Guardate che l'universo è preciso, ragazzi, è molto preciso. E queste cose, non, cioè il dettaglio è fondamentale. Infatti sono una persona che guarda tutti i dettagli. I dettagli sono veramente le cose che fanno la differenza. Quindi cominciate a capire quanto è importante la vibrazione che avete voi e soprattutto come poterla usare. Perché alla fine l'universo è una cosa unica. Questa è una cosa non soltanto, cioè non è una roba esoterica, ragazzi, qua se parliamo di fisica quantistica. È una cosa che veramente verrà scoperta, purtroppo questo non recentemente, perché ci vorrà ancora un po' di tempo prima che tutti capiranno queste cose. Ma con l'intuizione potete già intuire che è così. È così. E niente, comunque questo è il primo video che vi ho fatto sulle vibrazioni.
Vi ho detto quindi, per ricapitolare, che l'universo è tutto vibrazione, che è molto importante ciò che abbiamo dentro e deve andare fuori, non il contrario. Ricordatevi che fuori è uno specchio di cosa abbiamo dentro, quindi se tutto fuori fa schifo oppure tutto è un casino, ricordatevi che dovete riordinare il casino dentro di voi. E non è vero che tanti dicono: no, ma non è vero, non è vero. A volte ci sono cose inconsce che voi pensate che non sia così, ma poi così. Io a volte vedo gente che, anche come intercalari, come modi di dire, dice: oh, sto morendo, non respiro, cioè anche dal ridere. Questi sono tutti modi di dire che poi alla fine voi continuate ad attirare, attirate, attirate. Occhio, lo so che all'inizio potrebbe sembrare difficile. Ma fate come vi ho detto, cercate di imitare i bambini sono istintivi, però non è che ogni momento pensano, no, vivono liberi, ma non vanno a rimuginare troppo su un qualcosa, perché poi il bambino dopo un po' già dimentica, già va avanti, quella è la strada giusta. Vedrete che le cose cambiano, è molto importante fare questa cosa, lo so perché lo sto facendo io. E ve lo sto dicendo perché c'è stato un momento mesi fa, cioè, che veramente a me, sapete, mi era crollato tutto, perché avevo perso tutto. E infatti, a parte che questa cosa mi era già capitata, e io ho detto: cacchio, ma è la terza, quarta volta che ogni volta che io provo e poi perdo, c'è qualcosa che è ritmico, c'è qualcosa che è ciclico. Ma allora c'è qualcosa che io attraggo che sto sbagliando. Poi ho cominciato a documentarmi. E poi questa cosa di trovare l'anima gemella è stata, come si dice, l'input per dire: devo riuscire a attrarla. Devo riuscire ad attrarla a tutti i costi perché è la mia parte mancante. Cioè, non posso essere felice senza la mia anima gemella. Chiunque esso sia, cioè io parto già dal presupposto che ci starò insieme. No, ci sto insieme. Presente. Certezza matematica, interna, non esterna. Non devo. E qua, ragazzi, guardate come le religioni a volte dicevano: devi credere senza vedere. Erano metafore, ragazzi. Devi avere la certezza qui dentro. Questo non tutti subito ci riescono perché abbiamo la mente talmente piena di credenze, talmente piena di pensieri che vanno come i criceti nelle ruote, no? E corrono, che a volte ci sabotiamo da soli, cioè. Questo facciamo, ci stiamo autosabotando. Non fate questa cosa. La facevo anch'io e adesso basta, cioè adesso è il momento di cambiare la musica e ci riuscite perché sono più che convinta che ci riuscite. Fate dei semplici esperimenti, ragazzi, a volte non so se vi è mai capitato, perché poi questa cosa, ovvio che l'universo è così, quando voi pensate magari a una persona oppure a una canzone, immancabilmente dopo un 2 o 3 giorni vi capita di sentire quella canzone o di vedere quella persona. E questo capita sempre, proprio perché è una vibrazione di input che voi mandate che vi ritorna indietro. Sembra una roba, potrebbe sembrare anche terra terra, però è così, è la base di tutto. Quindi ogni tanto dovete anche essere felici per delle cose semplici e banali, veramente ascoltatevi le canzoni, io certe volte alle 3 di notte mi ascolto la musica e ballo da sola, vabbè. Fate delle cose che vi elevano le vibrazioni e non vi fanno andare in cortocircuito a pensare continuamente, continuamente a cose del passato. Altrimenti vi state costruendo un futuro identico al passato. E anche che no, e anche che no. Poi dovete calcolare sempre che c'è, questo penso che sia una cosa proprio di fisica, una specie di intervallo. E quindi più voi diventate abili, più l'intervallo si accorcia, più le cose poi
praticamente cambiano velocemente. Questo però dipende da voi stessi, ovviamente, non siamo tutti uguali, però ci vuole anche esercizio. Ascoltatevi solo cose che vi piacciono, state attenti a volte alle canzoni, ad esempio, a volte uno non ci fa caso, però se voi mettete una canzone triste, dove quella canzone dice che tutto va male, ve la ripetete come un mantra nel cervello, ragazzi, guardate che potente sta roba, è molto potente. Quindi cercate di fare cose belle che vi piacciono e cercate di divertirvi con cose anche semplici momentaneamente. Vedrete che cambia molto, fa molto la differenza. Oltretutto, vi dico ancora questo, poi vi saluto, non serve a niente, cioè se io ad esempio mettete caso, una persona sta senza soldi, senza lavoro ed è disperata. Ok, va bene, capisco che stai soffrendo come l'inferno, perché l'ho provato pure io. Lo puoi fare per un po', e poi che cosa vuoi fare? Continuare? Ti servirà? No. Quindi devi cambiare vibrazione a tutti i costi, ma devi partire da qui. Devi partire da qui. E aggrappati a ogni granello di piccolo cambiamento, anche il più apparentemente insignificante. Anche qualcosa, anche to, una coccinella che ti si posa sulla mano, non lo so. È un segno. Quindi ricordatevi, tutto il presente, no futuro, niente cose di forse, perché sono deboli, deboli se voi dite spero, vedremo, forse, chissà. È una vibrazione troppo che non ha una direzione quella, e oltretutto è debole, perché in quel caso voi non ci state credendo, non avete veramente una vibrazione interna, voi dentro non ci state credendo abbastanza, anzi probabilmente non ci state proprio credendo. E in quel caso non va bene, assolutamente. Potete invece pensare a tutte le volte che nel passato siete riusciti a concludere un qualcosa, e tutti siamo riusciti sempre comunque a concludere un qualcosa, anche delle cose semplici. Aggrappatevi a quella sensazione di certezza e ricordatevi che emozioni, sensazioni e pensieri sono importanti. Comunque mi sto documentando tantissimo e mi piace un casino questo argomento, perché trovo che sia veramente utile. A me ha fatto veramente bene, ragazzi, perché non sapevo, cioè ero arrivato a un momento che dicevo, ma perché mi capitano sempre delle cose anche simili? E dove sbaglio? Allora sono io che sbaglio. E infatti siamo sempre noi. Quello che succede fuori, non vi dico di non vederlo, ma dovete pensare che non vi deve toccare. Quello che succede fuori non vi deve toccare. Ricordatevi anche questo. Voi concentratevi su di voi dentro. Perché quello è un errore che spesso si fa. A volte, immaginatevi quei film dove c'è il chroma key, come si chiama? Quel telo verde, che poi voi vedete che durante il film sembra che ci sia chissà che cosa, poi alla fine era solo un telone verde, non c'era niente. Quindi quello che succede fuori, non vi fate prendere dalla paura di ciò che succede fuori. È sbagliato. Niente, comunque non voglio fare video troppo lunghi, ci vediamo al prossimo video, ditemi se ne volete altri oppure questo discorso non vi interessa. Iscrivetevi al canale di Telegram se volete iscrivermi e volete che vi rispondo subito, più che altro perché altrimenti mi dispiace che devo aspettare, a volte non sempre accendo il computer fisso e non vi leggo immediatamente. Il canale di Telegram, vi volevo solo dire, è un canale libero, pubblico, neutrale, dove chiunque si può iscrivere, io metto un sacco di cose idiote perché mi piace fare, cioè mi piace ridere, ragazzi, cioè non. A volte vedo dei canali troppo pallosi, troppo seri, che palle, cioè, no? E niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!